Asta și-o nu trebuie de un mil. Veneam aici, eram pe spală, că zice, așa e subită, că da, prietele portoaierilor de Riga, Petroia, Sfântul Mami. Dar ești conoscut, da? Riga. Dintre așa, să-i zice două țelor de ordine, schimbă, să-i zice ca soapă. Iau, și pe Riga, Riga, Riga. Compru cu vară tot, vezi ce nu... Nu știu, dobro. Ecco qua il piatto di partecipazione per il Riga. Grafista del Riga, dobbiamo premiare anche. Abbiamo anche lo premio per il Riga, ragazzi, ed è il miglior centrocampista. E come si dice, si chiama Sebastian Alexander. Vieni qua, dove sei? Sebastian? Alexander, miglior centrocampista. Premiato proprio da Elena Selitz, eccolo qua, con una, ti prego, sono
grazie al sindaco Morte. Abbiamo ancora il Comune di Tempio, per la prima volta ospitato un girone che è stato anche sede della presentazione del torneo Semis e il assessore allo sport e turismo del Comune di Tempio che sarà consegnato ancora dal nostro assessore. Prego. Il torneo Semis del Bernardo del Muro è stata una bellissima edizione come tanti comuni, grazie mille anche a cui tempo e infine naturalmente al sindaco Albieri, quello di ieri per il Comune di Calangiano si è ospitato per questa bellissima finale. No. Una bellissima finale, un impianto nuovo, risultato, insomma è stata una bella della Regione Sardegna, perché anche questa è una un ente che ci dà una mano. Vediamo chi c'è. Ma non c'è l'assessore Biancareddu? Lo salutiamo. Allora, non c'è l'assessore Biancareddu che è impegnato, però ringraziamo la Regione Sardegna perché anche l'altra Regione Sardegna ha comprato anche la 24 edizioni, quindi grazie. E allora, possiamo iniziare allora con i premi per le squadre. Andiamo a guardare il nostro elenco. Le nostre squadre, iniziando magari dalle professionistiche. Cagliari Calcio, sempre presenti alla Torre Semis, dove sono le ragazze del Cagliari? Cagliari Calcio, sempre presenti alla Torre Semis, dove sono le ragazze del Cagliari? Dov'è Cagliari? Non c'è. Sono partiti, allora li faremo avere il premio naturalmente. Abbiamo Loggia, Loggia Calcio, chi ritira il premio? Dove sono partiti? Ecco ragazzi della Loggia Calcio. Dove stanno? Non avranno il meglio, ma la manifestazione lo fanno sempre, questa è un pratico ancora più su. Capisci? Dicevo del premio. La partecipazione alla torre naturalmente è il posto di rischio. Cari ragazzi dell'Olbia, eccoli qua. Cari complimenti. L'Olbia Calcio. E andiamo avanti. La squadra che arriva da lontano. Sono arrivati in semifinale. Eccoli qua. Vanno premiati dal sindaco Fabio Vieri, ragazzi del CSKA di Sofia, la bellissima squadra, abbiamo visto in azione a Tempio, un girone dove abbiamo visto per tanti gol. Complimenti ragazzi del CSKA di Sofia, seguiti dalla TV. Ragazzi della squadra Calcio Viena qui qui. Ecco ragazzi della squadra Calcio Viena, andiamo qui, sarà premiati, l'assessore Baggio, eccoli qui. Andiamo davanti al nostro bellissimo gallo delle box sportive per il premio della squadra Calcio Viena. Ecco la presentazione con l'assessore, grazie naturalmente, un bel applauso per i ragazzi, però si sono distinti questo torneo. Andiamo avanti con il Porto Rotondo, persone
grazie anche alla Sigma Cagliari, anche loro hanno donato il loro stipendio, sono state delle bellissime gare, bellissime sfide, complimenti ragazzi della Sigma. Andiamo avanti con un'altra squadra che arriva dalla Bulgaria, il Plovdiv. Grazie.
ragazzi è il leader della Forbes, complimenti, complimenti a voi. E ancora un'altra squadra, il Voodoo Zoo, da solo. Abbiamo una un responsabile del Voodoo Zoo, ragazzi, ci sarà partiti, probabilmente vi faremo avere naturalmente il nostro piatto di partecipazione. Da San Paolo! Ultimi, ma non ultimi! Da San Paolo di Trapani, Padovani! Eccoli qui! Vediamo chi andrà a premiare da San Paolo! Ok, grazie a voi, grazie a San Paolo, e l'applauso era un po' basso, perché avevamo tutti la vostra famiglia. Allora, andiamo con le premiazioni dei singoli, perché ci sono diversi premi. Tre professionisti, il portiere, il mio portiere del torneo, tre professionisti, il premio va a Pietro Pacelli del Genoa. Eccolo qui, complimenti a Pietro Pacelli
tutti odborite, non lo voglio mai vedere forse. Ma non è lui, allora sì, si sì. Prendo la poca per lui. Bravissimo Simone. Allora, stiamo avvicinando naturalmente ai premi importanti, anche se tutti sono importanti naturalmente, però ce n'è uno che è nei numeri, quindi non si può discutere perché è nei numeri. Thank you.
Bravi dilettanti, miglior mister, formazione dilettanti, sì, anche questo, sempre molto ambito. Gabriele Setti, la veloce. Bravi tirare, bravo, bravo il gol. Grazie, mister. Ah, dai, la mia voce, grazie. Нещо интересно за публиката, треньора на Ювентус се не е капал от тях и дошъл на турнира. Така ми рише на вечета, че не можахме да издържиме. Ето го е наш Александро. Ето ни е купата. Ora i ragazzi del CSKA sono stati già premiati, ma anche ovviamente il premio per il terzo posto e sconfitti in semifinale contro la Juventus, vincitrice di questo torneo. CSKA, eccoli qua, non fa più certo il primo premio. Vai, coppata za naši odbor. E adesso? È stato un bellissimo torneo, per loro è stato un cammino incredibile, un solo gol subito fino a questa finale, tanti gol realizzati in una partita bellissima e molta proprio nel semifinale, sono arrivati a un passo ovviamente, ma ci deve essere un vincitore. Ma noi premiamo, secondo i classificati, il Genoa! Società amica proprio del torneo, la prima dei professionisti a partecipare al torneo Series tanti anni fa, nel 2005, i primi a credere in questo torneo. Allora grazie ai ragazzi della Genoa che sollevano il torneo, il secondo classificato. Complimenti davvero, un bel modo per il Genoa. Vince il trofeo Mario Selis, la Juventus. Eccoli, la prima volta che hanno provato queste edizioni, sono sempre andati vicinissimi, ma quest'anno è loro. 24esima edizione, la squadra che vince il torneo Mario Selis.
Goldman. Adios.